si assemblea tutti sappiamo che si diventa cristiani con il battesimo, che è una parola antica, una parola che nessuno ha mai tradotto fino in fondo, vuol dire immergersi, tant'è vero che ci vuole l'acqua. Immergersi e coinvolgersi, essere cristiani vuol dire coinvolgersi o lasciarsi coinvolgere dai problemi degli altri, non stare a guardare ma partecipare, avere un ruolo. Ciascuno non è che si sceglie il ruolo che vuole. Nella Chiesa è perfino divertente, perché è Dio che, come il seminatore antico, sparge le chiamate. C'è chi è chiamato al matrimonio per formare una famiglia, c'è chi è chiamato alla vita politica perché una città non sia una spelonca di ladri, e chi è chiamato a vari servizi che fanno diventare civile una società. Nella Chiesa questi servizi da rendere si chiamano ministeri, e stasera Nicolas ci fa il servizio di chiedere alla Chiesa Aretina di ricevere il primo dei ministeri. Il primo ministero è quello del lettorato, ma detto così, che mi trovo a portare le lingue, detto così si intende, così è andare a leggere le chiese, ragazzi, quello qualunque battezzato può farlo, magari speriamo che si intresimati quelli che lo fanno, ma insomma non è questo il problema. Il lettorato è un sogno, e mi diverte che Nicolas offre a non solo ai Borgiolini ma a un gran numero di scout questa occasione di riflessione. È il servizio della parola. Gli apostoli stessi a un certo momento si resero conto che se stavano solo a fare servizio da una parte all'altra restava indietro la parola di Dio e la preghiera. E Dio ci liberi da una chiesa dove, cari fratellini, cari sorelline, dove si fa, ma si prega. Che vuol dire le preghiere? Un basta. Chiedetevi ai vostri capi che vuol dire pregare. Ma tutto comincia dalla parola ascoltata. C'è una beranzegna, una parola ebraica bellissima. Shema, provo un po' a ridirlo. Shema vuol dire ascoltare, che è l'avvio di tutto. È un escema, no, è scema, ci sono più qua. Lo scema è l'ascolto. Ascoltare è più che star zitti quando un altro legge o quando un altro parla, è cercare di far entrare dentro quello che la parola di Dio dice e seguita a dire. E la Chiesa da sempre ha provato a dare il primato all'ascolto della parola, tanto che è tradotta in un numero incredibilmente grande di lingue, perché tutti possano facilmente ascoltare ciò che Dio dice al suo popolo.
Ed è un tema divertente, ragazzi, perché se ti accorgi che Dio dice meraviglie che ti interessano, allora diventa, per esempio, molto bello andare in chiesa la domenica. Ma soprattutto diventa... A me stasera mi capita una cosa molto facile, mi capita di parlare di strada ai miei scout. Nel nostro mondo scout la strada non è semplicemente i chilometri che percorri, ma la strada è il luogo del pensare, dell'interiorizzare, del capire, del decidere di sé e del cambiare. Perché camminando cambia il panorama e cambiano anche le cose che stai facendo, diventa un'avventura. La strada è un cammino innanzitutto interiore. Se ti riesce in un'epoca in cui il sistema mediatico, i social, ci fanno ragionare di quello che vogliono loro, essere alternativi, avere la voglia di avere un pensiero tutto tuo, diventa molto divertente. Chi lo capisce cresce, chi non lo capisce resta un bambino che sa 40 anni in veste con i pantaloni corti e il fazzoletto. Il cammino, l'essenza della scelta dei nostri ragazzi che fanno scoutismo è innanzitutto capire e cambiare, decidere come fare. Pensa, sei venuto alle porte stasera e via l'amico Nicolas ci fa questo grande ti fa ragionare se ti va davvero essere di Gesù o no. Questo cammino dell'ascolto è molto molto importante, perché ti rende capace, svela le tue risorse, quello che sei capace a fare, ma guai se fai soltanto, non metti avanti a tutto l'ascolto di Dio che vuole dialogare. È un tema che da poco l'idea di fare catechesi, dialogo, di far capire che non ci sono delle bottiglie da riempire, ma ci sono delle coscienze da aiutare a essere libere. Il cammino cristiano è essenzialmente questo, se no è una chiesa diversa da quello che conosco io. Poi certo si può fare anche che vai in giro insegnando a mente le cose come erano una volta, chi è Dio e l'essere perfettissimo. I vostri nonni sarebbero capaci di andare avanti con questo che io ho solo accennato, l'essere perfettissimo. Se io chiedo ai bimbi oggi che vuol dire l'essere perfettissimo, non capisce nessuno. Credo che tocca a tutta la Chiesa fare mediazione. Nicolas stasera dà la sua disponibilità a essere promotore della parola di Dio. Fare in modo che la parola arrivi non soltanto perché te lo infila lì tutte le volte, vanno a leggere le parti più strane della scrittura e gli pare di aver fatto qualcosa, Nicolas mio. Bisogna farlo capire a lui, perché se no si perde tempo. E questa avventura che è nella Chiesa Cattolica è un
servizio, che è un'altra parola scout che credo bisogna, si capisce al volo, forse non i lupi, ma i rabbi capiscono al volo che vuol dire servizio. E stasera la scelta di Nicolas diventa una provocazione per tutti noi a chiederci da capo se vogliamo fare servizio o no, e se questo servizio libera, e se questo servizio è lode a Dio, e se questo servizio vale la pena di essere praticato. E con questi sentimenti noi ci mettiamo davanti al Signore e proviamo a fare la nostra parte di Chiesa Retina insieme a questo popolo su per i colli delle Borgiola a chiedere aiuto e chiedere la sua grazia. Si presenti il candidato al ministero istituito di lettore, Nicolas Bertilli Raffaele. Thank you.
pure e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Dunque, se questo volume d'acqua appunto in mano da parte degli diritti, ora un essay annunziatore, quando compri, quando compri, fai che arrivi.